Sananda. Gaia sta facendo un altro passo nella sua ascensione. Di Vania Rodriguez, 25 dicembre 2023. Cari figli e figlie del pianeta Terra, sono Sananda. Vengo di nuovo in questo qui e ora, con gioia e con grande gratitudine, per notare che Gaia sta facendo un altro passo nella sua ascensione. Il portale che si è recentemente aperto ha significato un grande passo avanti nell'esperienza di Gaia. Come ho detto poco tempo fa, c'è un punto sul pianeta e come un grande segnale sul livello esterno del pianeta, che è attaccato al centro. Questo segnale è molto vicino alla perpendicolare ed è a pochi passi dal coincidere con il punto del processo in cui la luce raggiungerà la sua massima intensità possibile. Non intendete questo come un cambiamento. Sarà un cambiamento che avverrà all'interno dell'asse stesso del pianeta, che modificherà l'orbita della Terra rispetto al Sole centrale. Diremo che Gaia si sta muovendo per accorciare la distanza con il Sole centrale. Anche l'intera galassia si sta muovendo e ogni pianeta riceverà questa luce intensa secondo le sue necessità di crescita e di evoluzione. In effetti, gli abitanti della Terra sono all'inizio del processo di cambiamento, ma il pianeta di Gaia vive già nella quinta dimensione, dove praticamente tutto è creato e pronto ad accogliervi. Pertanto, presto inizierà, nella visione di ogni abitante di questo pianeta, la fase più importante del processo di ascensione, che però non sarà una fase facile, in cui tutti applaudiranno e saranno felici. Sarebbe meraviglioso se in questa grande ora del grande risveglio dell'umanità tutti aprissero la loro coscienza, tutti vibrassero nella luce e tutti accettassero l'evoluzione nei loro cuori. Sarebbe una pietra miliare nell'universo, perché fareste davvero il primo passo per ascendere alla quinta dimensione. Ma purtroppo, e spero che anche voi abbiate questa certezza, non tutti lo accoglieranno con gloria e gioia. In tutto il pianeta ci sarà un misto di sentimenti, pianto, disperazione e rabbia. Per questo vorrei ricordarvi che sul vostro pianeta il volume maggiore è quello delle acque e non della terra. I vostri oceani sono già popolati da esseri ad altissima vibrazione che si prendono cura di ogni animale, grande e piccolo. Tutti vengono adeguatamente accompagnati e preparati all'ascensione. Con questo dovete rendervi conto che l'energia che vibra nei vostri oceani è molto più elevata delle vibrazioni della superficie del pianeta. Comprendete che quando parlo di ogni essere, intendo letteralmente che ogni molecola vivente nella vastità dei vostri oceani viene curata, trattata e preparata per l'ascensione. Non posso dire che il 100% degli animali andrà nella quinta dimensione, perché molti di loro sono stati creati e deformati per questa dimensione in cui vivete, per portarvi paura, terrore, disgusto, avversione. Allora andranno solo quegli animali le cui origini provengono dai nostri fratelli stellari e dalla luce. Inoltre, vengono curati gli animali la cui coscienza è stata spostata verso l'aggressività e l'attacco e che, quando si evolveranno nella quinta dimensione, non prenderanno nulla di ciò che hanno sperimentato nella terza dimensione di questo pianeta. Da qualche tempo, quindi, è in corso un lavoro immenso ed estremamente fruttuoso. Proprio in questo momento stiamo lavorando per raggiungere il livello energetico necessario per contrastare tutta l'energia negativa che si genererà sulla superficie del pianeta.
Non vogliamo spaventare nessuno, ma non possiamo dire che tutto sarà meraviglioso, che tutti applaudiranno e si abbracceranno e loderanno Dio, perché purtroppo non andrà così, a causa della negatività che ancora affligge molti degli abitanti del vostro pianeta. Quindi si potrebbe dire che quando il pianeta raggiungerà il punto critico nell'accorciamento della distanza dal Sole centrale, la separazione della pula dal grano diventerà più evidente, intensa, chiara e cristallina. Su questo pianeta arriverà una grande massa di energia che ingloberà tutti gli abitanti, l'aria, l'acqua e le profondità interne della Terra. Molti di coloro che si nascondono nelle profondità degli oceani e della terra, in rifugi estremamente compatti, protetti da tutto, saranno raggiunti da questa energia di luce e amore, pieno di Dio Madre e Padre. Nulla impedirà il passaggio di queste vibrazioni. Coloro che pensano di non essere colpiti dall'essere protetti nelle profondità del pianeta si aggrappano a una grande illusione, perché tutti, nessuno escluso, saranno penetrati da questa luce che assorbiranno in base alla loro coscienza e al loro cuore. Coloro che hanno un cuore illuminato sperimenteranno una quasi esplosione a causa della quantità di questa luce. Nel momento di questa detonazione di luce, essa si dissolverà, esploderà, rimuoverà qualsiasi blocco che è ancora esistente nelle vostre anime. Non ci sarà modo di evitarlo o di proteggersi. Ognuno vedrà la propria verità, sentirà effettivamente nel proprio petto l'impronta completa di tutto ciò che la propria anima ha lasciato nella propria esistenza. Non saranno visioni facili, né momenti di calma. Ognuno avrà il suo momento di catarsi durante la visione in cui l'anima vi mostrerà ciò che ora state condannando, puntando il dito, criticando e giudicando. Allora vi renderete conto che la percezione della verità è necessaria affinché tutti possano perdonare se stessi. La verità che si vedrà non sarà lì per essere giudicata, ma perché arriviate alla comprensione e al grande momento del perdono, che significherà guardarsi allo specchio e dire: è fatto, non c'è niente da fare. Dovrete chiedere perdono a tutti coloro a cui avete fatto del male. Infatti questa richiesta deve scaturire da un sentimento genuino nei vostri cuori, perché questo sarà il primo passo per imparare le vostre lezioni, per liberarvi e per portare il sollievo di cui avete bisogno per continuare il vostro viaggio. Allora sarete pronti a continuare il viaggio, dove non ripeterete gli stessi errori. Sarà un viaggio vero, senza blocchi, senza sotterfugi. Sarà un viaggio dove ogni anima avrà tutto ciò che ha sempre avuto. Si avvicina quindi il tempo della coscienza, il tempo della verità e della conoscenza esatta di ogni punto della vostra anima, affinché possiate agire nel mondo. Le lezioni vi arriveranno istantaneamente, ma sarete voi a decidere come utilizzare tutto ciò che riceverete dalla vostra anima. Quindi dipende dall'anima evoluta di ciascuno di voi rimanere su questo cammino, attraverso l'uso di tutto il potere della vostra coscienza, affinché possiate aiutare, senza eccezione, tutti i vostri fratelli che verranno dopo. Pertanto, dalla vostra anima evoluta dipenderà l'aiuto che darete a coloro che verranno desiderosi di ricevere il vostro sostegno. Quando recupererete tutto attraverso la vostra anima, al momento di utilizzarlo, non dimenticate di condividerlo con gli altri, perché non verrà a voi solo per il vostro beneficio. Come vi ho già detto, riceverete il risultato delle vostre azioni istantaneamente,
Siate certi che senza giudizio separerete il grano dalla pula. Allo stesso tempo, questo sarà un periodo fantastico perché sarete potenziati. Quindi ricordate, quando usate i vostri poteri, di non usarli a sproposito, perché non ci sarà tempo per correggere. Diciamo che camminerete solo in avanti e che a ogni passo che farete non potrete tornare indietro. Sarà quindi un momento di gioia e di pura coscienza che porterà ognuno di voi nella quinta dimensione. Non ci sarà più tempo per gli errori o per agire in modo inappropriato nelle vostre intenzioni di andare nella quinta dimensione. Nelle vostre mani avrete il potere ripristinato dalla vostra anima. Usatelo per il bene del tutto e di tutti. Vi ricordo ancora una volta che non sarà facile, ma sarà anche un momento di pura coscienza, in cui ogni passo che farete con la luce vi permetterà di aumentare la vostra vibrazione e di avvicinarvi alla quinta dimensione. Quindi iniziate a praticare e a pensare consapevolmente a tutto ciò che volete sperimentare dopo il grande risveglio, perché ci sarà solo l'intenzione che definirà se rimarrete o meno su quel sentiero verso la quinta dimensione. Andrete avanti con ogni passo che farete con fiducia e con amore, quindi fate il passo giusto, perché nulla vi fermerà. Sono Sananda. Traduzione e voce Marina.